Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi volevo farvi vedere un po' di cose, sia che mi sono arrivate, sia che ho comprato a Primark a Berlino. Quindi diciamo che in questi mesi da Primark ho fatto i danni, cioè ho comprato una cosa dopo l'altra. E in più ho anche fatto un ordine su ASOS, quindi vi faccio vedere le cosettine che ho comprato. Dovete sapere che ASOS è uno dei miei siti online preferiti in assoluto, perché ha delle cose fighissime, ha un sacco di categorie e anche un sacco di sconti, quindi è davvero fighissima e ci ordino molto 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 spesso, più di quanto dovrei, ma dettagli. Quindi vi volevo far vedere cosa ho preso. Sono tre cosette, cioè molto tranquille, però ci tenevo soprattutto a una cosa in particolare che vi lascio alla fine. Prima vi voglio far vedere due pacchetti che mi sono arrivati nuovi. Il primo è di Glossip. Questa è la scatolina in cui mi sono arrivati i prodotti col marchio sopra, e mi sono arrivate le cose della nuova collezione, che sono tutte cose waterproof, quindi resistenti all'acqua, prodotti prettamente estivi. Sono felicissima di aver avuto l'occasione di provare questo marchio, perché mi sta piacendo tantissimo. Anche oggi nel trucco, che è abbastanza semplice, ho utilizzato due cosettine che mi sono arrivate, dopo vi faccio vedere quali. Prima vi faccio vedere questo, un size di acqua micellare. Sono stata felicissima, vi giuro, di averla ricevuta. Si chiama My Perfect Skin Micellar Water. Quando ad esempio viaggio eccetera, questi flaconcini sono stra utili, ma già riempiti con l'acqua micellare è una figata. Quindi questa è la prima cosetta. Poi ho ricevuto il primer viso, che si chiama All Weather Smart Primer, ed è appunto un primer viso che ha una consistenza troppo favolosa. Questa è la confezione, il colore è rosa, guardate, e ha una consistenza tipo crema, quindi è super leggero. Infatti sono super felice di poterlo provare per quest'estate e poi vi farò sapere com'è. Poi prodotti che ho utilizzato oggi e che ho utilizzato più spesso, perché è la cosa che comunque, anche se non mi trucco con fondotinta o cose, li utilizzo sempre, sono i correttori. Questi sono gli Eye Coverage Concealer. Mi hanno inviato la colorazione 3 e la colorazione 2. Io utilizzo la 2, l'ho utilizzata anche oggi sotto gli occhi. È davvero Eye Coverage. Sono davvero fighissimi, anche la confezione, guardate, olografica, è troppo carina. Ve ne apro uno così vi faccio vedere com'è fatto. Sono così, ma la quantità di prodotto all'interno secondo me è altissima, perché sono proprio cicciottelli, cioè quasi 6 ml, sono tantissimi. Poi mi hanno inviato due ciprie compatte a tenuta climatica, sempre perché è un po' il mood di questa linea. Mi hanno inviato la 01 e la 02. Vi apro la 01, che è quella che ho già utilizzato, perché naturalmente è la più chiara, e questa è la cipria, anzi anche un pochino troppo scura per me, quindi immaginiamo. Però mi è piaciuta moltissimo. Poi anche queste proveremo meglio, perché non ho avuto proprio l'occasione di sfruttarle al massimo. E poi mi hanno inviato due fondotinta compatto SPF 15, colorazione 02 e 03. Infatti queste non credo riuscirò a utilizzarle, perché anche la 02, guardate quanto è scura. Cioè sapete che io non mi abbronzo l'estate, non prendo il sole, quindi sarà molto difficile raggiungere questo colore. Quindi queste purtroppo sarò costretta a regalarle a qualcuno, a meno che io non voglia andare in giro tipo pagliaccio, ma non credo. Quindi comunque ringrazio lo stesso la Glossip e non vedo l'ora di provare tutto quanto per benino. Altro pacchettino che ho ricevuto è questo da Benefit, che ho visto già parecchie mie colleghe scartarlo, e in realtà mi è arrivato da un bel po' di tempo, però non ve l'avevo ancora fatto vedere. Ed è un mega matitone. Infatti quando è arrivato, mi è arrivato girato da questo lato, quindi non riuscivo a capire cosa fosse. Dico, oddio, ma non è che ho ordinato qualcosa per sbaglio? Ho ordinato un astuccione gigante a matita, poi ho girato, ho letto Benefit, ho detto ok, già qualcosa inizia a quadrarmi. E è fatto in questo modo, cioè guardate quanto è bello, anche solo da riutilizzare è enorme. Qua c'è la zip, si apre, e all'interno vi faccio vedere cosa abbiamo. Allora, ecco, mi si sono messi tutti i prodottini qui. Allora, abbiamo delle cosette di cancelleria. Qui c'è scritto Time for a Real Life Retouch, tutte le caselline da compilare, troppo carine. Poi abbiamo le matite temperabili, poi gommine, sempre tutto marchiato Benefit e naturalmente rosa. E poi queste spillettine a forma di cuore, certo pazze saranno impazzite. E poi abbiamo i
quattro prodottini sono tutti dei correttori, ognuno si differenzia per alcune caratteristiche. Anche qui la cosa è che mi hanno inviato il numero 2, che per me è troppo scuro, quindi non lo so, sicuramente li proverò, però poi magari li regalo a qualcuno. Allora, il primo che vi faccio vedere è il Boing Hydrating Concealer, che è un correttore troppo carino perché, a parte il packaging, guardate quanto sono carini, proprio scolastici, e questo correttore è particolare perché vedete che all'esterno ha praticamente una sorta di burro cacao e poi all'interno c'è il correttore. Io non li ho ancora neanche swatchati, no, questo credo di poterlo usare perché non mi sembra troppo scuro, ed è appunto un correttore super idratante. Poi abbiamo un altro correttore, questo qui invece penso sia in pottino, che si chiama Industrial Strength Concealer, eccolo qua, questo è fatto in pot, questo si potrebbe anche utilizzare perché è leggermente aranciato, vedete? Quindi magari è un po' più facile da utilizzare. Non mi sono andata a informare se ci sia anche la colorazione 01. Sicuramente voi me lo saprete dire. Poi abbiamo il Brightening Concealer, che è quello che mi interessava maggiormente perché io non ho fortunatamente grandi problemi di occhiaie, quindi principalmente vado a illuminare, e questo quindi mi interessava un sacco. Non ve lo swatcho perché penso sia sempre aranciato, però magari può essere utile proprio perché è aranciato. E poi abbiamo l'ultimo, che è un eye brush concealer, anche questo confezione pottino, ed è fatto in questo modo. Questo forse potrei riuscirlo a utilizzare, vedremo quando li utilizzerò, magari li provo con voi in un get ready, non lo so, fatemi sapere se può esservi utile. E ora passiamo alle cosette che ho preso su ASOS. Allora, prima cosa che vi faccio vedere, perché non resisto, avevo detto che ve la metto per ultimo ma non resisto, vi voglio far vedere queste ciabattine che ho comprato. La collezione si chiama Truffle e le ho pagate tipo in offerta perché era in super sconto, da 20 euro a 7,90, qualcosa del genere, quindi le ho prese, e sono queste ciabattine qua. Allora, so che a moltissimi non piaceranno, ma io le amo queste ciabattine, non solo per starci a casa ma anche magari per uscire così al volo. E queste qui sono nere con tutti questi mega paciocconi sopra e non potevo farmene sfuggire. Poi ripeto, c'è 8 euro neanche, quindi assolutamente le ho dovute prendere. Poi sempre da ASOS ho preso un vestitino nero, sopra il ginocchio arriva più o meno, è abbastanza lungo, ha la particolarità di avere lo scollo fatto in questo modo, quindi con le spalle scoperte. Adesso io l'ho messo su una stampella, ma naturalmente non si capirà perché la stampella è quella per i pantaloni, non so se lo fate anche voi che lo utilizzate anche per i vestiti. Ecco, comunque il vestito viene in questo modo, è nero classico fatto così con l'elastico, e poi sotto scende, è tutto nero 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 così. Questo non ricordo quanto l'ho pagato, sicuramente sui 20 euro qualcosa del genere. Lo volevo da una vita, solo che purtroppo mi sa che l'ho preso troppo largo. Ultimamente io non capisco più niente con le taglie che devo prendere, le cose, quindi ho preso, dovrebbe essere una 40 2, però non lo so, o è largo il modello o devo prendere la 40, ma mi sembra stranissimo, quindi non lo so. Sicuramente ne prenderò anche altri colori. E poi sempre da ASOS ho preso un paio di leggings, però della linea Petite, che è praticamente la linea per le ragazze un po' più basse. Come vi dicevo prima, ci sono un sacco di queste linee per ragazze alte e basse, un po' più in carne, prima mano eccetera, e questa è la linea Petite, perché dovete sapere che io non è che sia questa grande altezza, però non sono neanche bassissima, più o meno sono alta quasi 1,70 m, cioè 1,68 m, così dipende. Ho il difetto che tutti i leggings devo farci risvoltino, ed è una cosa che a me non piace, però vabbè, lo faccio. Quindi volevo provare questi leggings per vedere se mi arrivassero alla caviglia perfetti, ed è così, fortunatamente è così. Vedete, sono piccoli piccoli, cioè sono davvero cortissimi, non potete capire. L'unico difetto dei leggings di ASOS, perché ne ho già anche un altro paio, è che sono un po' trasparentini, però vabbè, su questo possiamo sorpassare. Se può esservi utile, io ho preso una 40. La cosa strana è che io sul sito mi ricordo di aver messo 44, perché è impossibile che io abbia messo una 40, quindi non capisco come vanno le taglie. Comunque mi vanno e tutto quanto, quindi ok, questo l'ho pagato sui 10 euro. E adesso passiamo a tutte le meravigliose cose che ho preso da Primark a Berlino. Questo qui stava Alexanderplatz, che è la piazza principale, lo scontrino è più lungo come sempre qualsiasi cosa. Allora, non ricordo, perché non lo ricordo, se ho tutto
qui, però magari alcune cose le ritrovo nel corso del... Comunque, prima cosa che ho preso, forcine, non le avevo mai viste confezionate così con la confezioncina in plastica, quindi le ho prese 1,50€, servono sempre. Poi ho preso una maschera al cioccolato mentre ero in fila perché così mi andava, 1,50€. Poi ho preso queste lucette, che erano tutte confezionate, adesso le ho aperte, che sono le lucette che vanno a batteria, quindi quelle che non vanno attaccate alla presa. Le avevo viste un sacco di volte ma non le ho mai presa. E le ho pagate, se non sbaglio, 3,50€. E dovrebbero essere le lucettine classiche bianche. E quando le riuscirò a mettere, riuscirò a comprare le batterie, ve le farò vedere. Poi ho comprato un sacco di questi calzini. Naturalmente erano confezionati, poi li aperti, che sono dei fantasmini, però sono della linea sportiva, traspirante. Non so se riuscite a vedere che hanno tipo dei forellini. E questi qua dovrebbero essere sui 4€. Ho preso sia questi sia i calzini classici normali, già aperti però, sono sempre della linea sportiva anche questi. Poi naturalmente sono finita come sempre nella sezione Harry Pottiana. Come fai a non comprare qualcosa? Sapete che avevo già comprato a Milano, sempre a Primark ad Arese, i calzini di Harry Potter, però quelli un po' alti, un po' altini. E ho trovato questi che invece sono quelli più bassi, quindi ho preso anche questi, sempre con le solite quattro casate classiche. Quindi abbiamo Grifondoro, cioè guardate quanto sono belli, io li amo, non lo so, ogni volta non riesco a farne a meno. Poi i miei preferiti, Serpeverde. Poi abbiamo Tasso Rosso e Corvo Nero, che è al contrario. E questo set l'ho pagato 3,50€, cioè nulla. Ogni volta vado da Primark così scorta a vita di calzini. Poi continuiamo con il filone Harry Potter, perché questa è un'altra delle cose che ho comprato. Ho già tipo 3 pigiami di Harry Potter, però volevo assolutamente comprare questa maglietta perché assolutamente non l'avevo ancora con questa tematica, chiamiamola in questo modo, e quindi ho dovuto prendere questa qui, ed è fatta in questo modo, è grigia con la scritta Grifondoro e poi tutti i vari simboli del Quidditch, quindi dovevo assolutamente prenderla, ed è grigia con tutti i dettagli bordeaux, e questa non vedo l'ora di usarla come pigiama. In realtà sono tornata da Berlino tipo forse quasi un mesetto fa ormai, ma queste cose non le ho ancora mai usate perché prima volevo farvele vedere, quindi passione. Poi mi è presa la fissa per questi reggiseni che vanno magari sotto le camicette un po' più trasparenti e sono dei reggiseni un po' più estetici rispetto ai classici, quindi mi è presa la fissa e ne ho presi 4. Alla manca quello nero perché credo sia a lavare, perché è l'unico che ho usato finora, però vi faccio vedere gli altri, comunque si vede il modello. Allora, in un set c'era sia quello nero sia quello bianco, che sono fatti in questo modo, cioè guardate quanto sono carini, questi non hanno ferretti e nulla e sono semplicemente fatti così. Questo è quello bianco, me l'ho pagato 8€. Poi ho preso da solo questo, che ho pagato infatti 4€, che è lo stesso modello solo di questo colore, che non so bene che colore sia, perché è un rosa leggermente fucsia, freddissimo come colore, però mi piaceva un sacco, boh, era un po' più particolare. Secondo me sulla pelle chiara che ho io sta bene d'estate. E poi ho preso questo, che invece ho pagato 10€, perché è un po' più ricamato rispetto agli altri, che è nude ed è fatto in questo modo, ha tutti questi ricami e poi è più trasparentino rispetto agli altri. Niente, mi piacevano, volevo provarli e li ho trovati, quindi li ho presi. Poi ho comprato questi pantaloncini. Io non sono in realtà tipo da pantaloncini, non li metto quasi mai, però magari con le calze, non adesso perché fanno tipo 40 gradi, però sicuramente più avanti li posso utilizzare. Mi piacevano un sacco perché avevano queste patch ed erano troppo carini. Li ho pagati 15€ e sono fatti in questo modo qua, cioè guardate che carini, sono vita alta e hanno questi patch tutti glitterati. Qui abbiamo anche il cactus, dietro c'è l'occhio e poi insomma varie scrittine. Mi piacevano perché sono color jeans classico, un po' strappati con questi patch. Poi ho comprato l'ennesimo paio di jeggings, li ho pagati sempre 8€. Se avete visto sempre l'haul di Primark di Milano, li avevo presi questi qua, sia verde militare se non sbaglio, sia neri. E invece poi li ho trovati in bordeaux e li ho voluti prendere anche di questa colorazione. Sono comodissimi, io quelli là neri li ho già utilizzati, mi piacciono tantissimo, cioè per 8€ sono anche leggerini,
quindi per questa stagione vanno bene. Poi una cosa manca perché era un regalo per Desiree, che è una maglietta con mini e topolino con l'arco di Berlino e la scritta sotto Berlino, quindi gliel'ho già data. Poi questa invece l'ho presa per un'altra mia amica che non ha niente di Berlino, però mi piaceva perché secondo me le piacerà molto. È una sorta di magliettina mezza crop top, questo patch con la rosa e poi questo stile un po' marinaresco con le righe bianche e blu. Questa qui l'ho presa per Valentina e tanto non lo guarda questo video, quindi ve lo faccio vedere tranquillamente. Poi mi sono presa questa tutina che è una sorta di salopettina nera però a pantaloncino corto ed è fatta in questo modo. Adesso io non so bene come farvela vedere. Qui davanti allo scolla B, come questa qua adesso, cioè ultimamente vado soltanto di queste magliette, bah. Poi ha l'elastico in vita e sotto ha i pantaloncini abbastanza ampi, cioè non è una cosa troppo costretta. E questa qui l'ho pagata 8 euro, cioè niente. Poi ho preso questa magliettina invece che ho pagato 8 euro, mi piaceva tantissimo, vi giuro tantissimo, sia per la fantasia sia per i decori che ha qua sul davanti. Adesso vi faccio vedere, guardate, questa è la fantasia, è tipo effetto candeggiato e poi qua davanti e sul retro ha queste aperture, questi strappi un po' così e davanti ha questo mega fiocco. Presa un po' più larga perché mi piaceva un po' più larga, altrimenti veniva troppo corta e non mi piace andare in giro con la pancia scoperta. E ultima cosa per questo video haul è questo, che è una sorta di caftano, una sorta di gileino, insomma chiamatelo come vi pare. Ho pagato 19 euro, la cosa più costosa che ho trovato a Primark praticamente, però era troppo bello, troppo elegante e è nero con le maniche a tre quarti con questi fiori stampati sopra e poi scende tutto lungo così. Questo con un pantaloncino, con una gonna, qualcosa, secondo me è bellissimo e non potevo lasciarlo là, cioè appena l'ho visto l'ho preso. Quindi queste erano tutte le cose che ho preso nel corso di questo periodo e che mi sono arrivate. Spero tanto vi siano piaciute, vi mando un bacio in mezzo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!